Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Come vedete oggi non sono nella mia cucina, ma sono nella mia cucina, nella cucina di un mio amico. E qui c'è anche un simpatico cane di casa. Vieni Charlie, vieni. Guarda qua cosa ho per te. Un bel biscottino. Quindi se durante il video sentite dei rumori strani, è il nostro amico Charlie, quindi non vi preoccupate, è qua, sta bene. Ora, che cosa andiamo a preparare oggi? Zucchini alla scapece, ricetta tipica della cultura campana e della tradizione, soprattutto campana. Ora, io ho preso la ricetta in un ricettario che ha più di 40 anni, quindi spero di essere risalito all'origine della ricetta. Ci fosse qualche variante, qualcosa che non va, scrivetemela qui sotto nei commenti. Quindi io vi invito subito a mettere un bel pollice in su per la ricetta della tradizione, un pollice in su anche per Charlie, e lo sentirete durante il video. A iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti. Charlie! Bene signori, per le fasi preliminari dei nostri zucchini alla scapece dobbiamo innanzitutto tagliare a rondelle gli zucchini, perché dobbiamo metterli ad asciugare. Molti usano il sale per togliergli l'acqua, ma noi vogliamo usare il metodo tradizionale. Quindi adesso io cosa farò? Taglierò gli zucchini, questi sono circa un chilo, come poi vedremo dopo, li metterò in questo piatto che vedete qui e poi andrò a lasciarli ad asciugare per 3, 4, 5 ore. Se voi avete un posto al sole, ancora meglio. Mia nonna lo metteva direttamente nel sole, così si asciugavano veramente bene. Se non avete il sole, amen. Quindi, a parte adesso che si sente anche il cane, come avete visto nell'introduzione, incominciamo a tagliare a rondelle i nostri zucchini. Bene signori, in tutto sono passate 5 ore, gli zucchini si sono abbastanza asciugati, certo fossero stati da sole sarebbe stato meglio, però va bene lo stesso, non morirà nessuno. Adesso dobbiamo andare a friggerli, ma prima vediamo quali sono gli altri ingredienti di questa ricetta. Bene, a parte il nostro chilo di zucchini, per la nostra zucchina alla scapece serviranno delle foglie di menta. Quante? Lì va un po' a gusti. Io ne metterò un po'. Non esagerate con la menta, perché a noi italiani il gusto della menta nei piatti non ci piace tantissimo. Quindi, a meno che non siate dei cultori della menta, non esagerate. Un altro consiglio che vi posso dare è tenete le foglioline intere, perché se le tagliate o le spezzate tirano fuori l'amaro, quindi meglio lasciarle intere. Poi utilizzeremo dell'aglio, io qui ho due spicchi che andremo a tagliare a fettine, anche lì. Se vi piace molto l'aglio potete utilizzarne di più, fate voi. Poi ci servirà dell'olio per friggere e infine l'aceto bianco. Per quanto riguarda l'aceto bianco, la dose che io vi indico è quella di 80 grammi ogni chilo di zucchini. Anche qui fate un po' quello che volete. Nel ricettario che ho preso io non c'erano le dosi né della menta né dell'aglio né dell'aceto. Era un ricettario molto vecchio, quindi una volta facevano così ad occhio. Io vi ho dato questa cifra, che è quella che veniva indicata in più fonti che ho consultato, poi vedete voi. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a friggere le zucchine e facciamo uno strato di zucchine su un piatto. Un po' di menta, un po' d'aglio, strato di zucchine, un po' di menta, un po' d'aglio e alla fine andiamo a irrorare con l'aceto. Ma ora vi mostro tutto.
Bene signori, ora che abbiamo fatto i nostri strati, abbiamo messo l'aglio, abbiamo messo la menta, dobbiamo andare ad aggiungere l'ultimo ingrediente, cioè l'aceto. Ora io aggiungerò l'aceto, tentate di distribuirlo uniformemente, poi questo piatto va fatto riposare almeno per 2 ore, ma la tradizione dice che è meglio mangiarlo l'indomani. Quindi vediamo di mettere questo aceto un po' uniformemente. Tra l'altro la tradizione dice che non va girato se non quando lo state per servire, quindi seguite questa indicazione in base a quello che dice la tradizione, cercate di essere il più uniformi possibili e secondo me sono proprio uno spettacolo. Detto questo, io vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e soprattutto dovete farlo perché queste sono ricette della tradizione italiana, ricette antiche. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.